fanciulli! Allora, mi stavo addormentando, solo che poi il cervello ha iniziato ad attivarsi, no? Allora ho detto, ok, io ho il pomeriggio libero, non posso andare in moto perché il tagliando ancora, per diamine! Oltretutto è da 2 settimane che sta venendo giù la Madonna con tutti i santi qui a Sapri, e quindi moto proprio dimenticata da Dio. Vabbè. E allora ho pensato, va bene, allora ne approfitto. Ovvero la recensione della mia giacca da, anzi, del mio completo da moto in Gore-Tex, ovvero il Revit Dominator GTX. E scusate anche l'outfit. Pronto, mamma? Sì, tranquilla, vado in Mongolia. Non ho voglia di vestirmi bene per apparire davanti a voi, tanto sono questo. Allora, ricapitoliamo. Mi ero fatto degli appunti che spero di prendere al più presto. Allora, prima cosa, perché l'ho acquistato? Dici, per spendere soldi, Federico? No, non è questa la risposta giusta. Allora, io venivo dal viaggio in Romania e quel viaggio in Romania lo feci con un completo della Speedy H2 Auto, una roba del genere. Niente, alla fine un completo 4 stagioni, ti vesti a cipolla, bababà. E mi sono trovato piuttosto bene. E l'unica cosa che in quel viaggio mi ha fatto dannare maledettamente è stata la pioggia a intermittenza. Adesso, pioggia a intermittenza che cosa vuol dire? Non lo so. No, la pioggia a intermittenza vuol dire che facevo dei tratti con 35 gradi e quindi ero tutto scostumato, un caldo bestia, e dopo 2 chilometri tempesta d'acqua, cioè neanche Moby Dick, Dio santo. E quindi ti dovevi fermare, prendere, aprire la valigia, prendere l'antipioggia, vestirti tipo omino Michelin e poi ripartire. Ti facevi 3 chilometri e sparivano tutte le nuvole, come se avessero visto che ti eri imbracato come spugna, e quindi dopo un po' togli, fai quello, insomma, così per 15 giorni. Allora, insomma, mi era rimasto un po' qui. E ne ho approfittato quando, adesso 2 anni fa di offerte in un negozio là vicino Verona, e ho detto, perché non valutiamo l'acquisto di un completo in Goro? E mi ero un po' informato su internet, marche, brand, cose da valutare un completo. Alla fine ero orientato per un completo Rucca. Allora vado in questo negozio. Oltretutto c'è il cane del vicino che sta cagando sul marciapiede, va bene. Me lo provo, bello, lui mi guarda e mi fa, Federico, secondo me non è completo adatto a te, perché questo è un completo prettamente invernale. Cioè, lo vedevo che era proprio ingombrante, pesante, proprio sembrava un mammut. E su un manichino aveva questo splendido Revit Dominator GTX. Io lo guardo e dico, oh mio Dio, ma che bello, lo voglio anch'io. Niente, me lo provo, taglio XL, mi stava perfetto, un figurino. Vi faccio vedere di cosa stiamo parlando. Ah! Un marretta senza giacca, un marretta con la giacca. E il problema di quelli dei completi, del, per esempio le giacche 4 stagioni, è che ovviamente sono rivestite, come dire, più strati. Abbiamo uno strato imbottito che solitamente è in piuma, per esempio. Poi abbiamo uno strato impermeabile, che è una specie di giacca. E poi la giacca con le protezioni. Cosa succede? Che se piove, noi non ci bagniamo, perché abbiamo questo strato sotto. Ma la giacca, non essendo in Gore-Tex, si inzuppa. Cioè, quindi dopo 10 minuti di pioggia noi avremo la giacca che da 1 kg è passata a 4 kg e in più per asciugarsi ci metterà un'infinità. Chiudo le parentesi. Allora qua, la nostra giacca della Revit Dominator GTX. Vi dico subito il difetto che io ho riscontrato. È fottutamente pesante. Cioè, ogni tanto col Prof Giz mi metto lì, faccio un po' di alzate. Io quando l'ho visto ho detto, ok, adesso sono pronto per circunnavigare il mondo in sella alla mia mucca. E cioè, effettivamente ti ispira avventura.
Però, beh, questi qua sono particolari. Cosa balza subito all'occhio? Intanto che è veramente ricolma di tasche. Allora, per quanto riguarda i materiali, abbiamo Gore-Tex in tutta la giacca, ma abbiamo anche Gore-Tex, ve lo dico subito, che hanno dei nomi stranissimi. Si chiamano Gore-Tex Armacore e Gore-Tex Pro Talisman, che non sono altro che livelli rinforzati di Gore-Tex e su spalle e avambracci, quindi in caso di caduta avremo sicuramente una protezione in più, sia per noi che proprio per la giacca. Per quanto riguarda le tasche, ci sono un'infinità di tasche, che sono 4 frontali, 3 interne e un tascone XL proprio dietro sotto la schiena, e questo appunto ci permette di organizzare al meglio le nostre cose. Io mettevo batterie della GoPro, nella tasca posteriore mettevo una maglia termica, per esempio. La particolarità di questo di questa giacca è che, ok, il problema del Gore-Tex, oltre ad essere pesante, è che rispetto a un completo, per esempio quello che ho io della Climb, il Baja S4, ovviamente è molto ma molto meno traspirante, a meno che non apriamo tutte le prese d'aria. Prese d'aria che sono sul petto, che funzionano a mo' di cerniera e in più hanno un gancio calamitato, molto comodo, si riesce ad aprire anche con i guanti. Poi l'abbiamo sul avambraccio e sul braccio, all'altezza quasi del bicipite. Quindi questo dà la possibilità appunto di una reazione migliore in marcia. Ce n'è anche una dietro molto molto ampia, e qui sotto sotto l'ascella c'è uno strato elastico, quindi questa giacca l'ho utilizzata per fare qualche giro in off-road in Sicilia. Ovviamente era molto pesante, però almeno mi dava un minimo di libertà di movimento nonostante la pesantezza della giacca in sé. Il livello di protezioni che ci sono sia su gomiti che su spalle, che vi dico subito come si chiamano, l'avevo letto da qualche parte, sono Siflex di livello 2. Altra cosa che ho apprezzato molto di questa giacca è la possibilità di regolazione sul proprio corpo, ovvero ci sono 4 fasce di regolazione, quindi sia sull'avambraccio che sul lato del bicipite che sui fianchi, poterla mettere più aderente possibile al nostro corpo. E all'interno, come ho già detto, oltre a 3 tasche ben distribuite, abbiamo anche la possibilità di inserire un paraschiena, sempre della Revit, e questa fascia lombare che io inizialmente non sapevo neanche dell'esistenza. Poi dopo un po' di chilometri sentivo la necessità di essere un po' più dritto con il busto, e questa fascia lombare zitto zitto mi ha anche aiutato. Passiamo subito al pantalone invece, costituito ovviamente dallo stesso Gore-Tex, molto comodi, però il pantalone che ho trovato dei difetti. Due difetti. Uno è che probabilmente il negoziante mi ha un po' inculato, non è che mi ha inculato, però non mi ha fatto sapere che c'era un altro, che era uscito un modello nuovo di questi pantaloni del Dominator 2. L'uno ha il problema che non ha prese d'aria. Mi ricordo che ero sulla D915 in Turchia, 40 gradi, 3 del pomeriggio, non sono morto perché non sono caduto giù, ma sono morto asfissiato qua dentro, cioè impressione. In questo pantalone ho agganciato le bretelle come i migliori crucchi con il GS. Alla fine sì, è vero, ci sono molte regolazioni anche qui sulla vita e in fondo qui una volta che si mette lo stivale, però la bretella me la sono goduta. E le protezioni sulle ginocchia le ho dovute togliere perché, arrivato in Albania dopo solo 2 giorni di viaggio, non so se era il caldo, mi stavano sudando le ginocchia, non so se era che stavo in una posizione un po' strana,
Praticamente le protezioni di questo completo sono fatte a nido d'ape. E muovevo il ginocchio da seduto, praticamente mi stava bucando la pelle e si vedeva quasi la rotula e quindi l'ho dovuti togliere. Oltre al Gore-Tex, Gore-Tex Laminator, Gore-Tex Armor Core e il Talisman sulle ginocchia, ovviamente dove più probabilità di toccare l'asfalto. Sul pantalone ci sono questi inserti in lorica, che è una similpelle, appunto protegge dalle alte temperature della moto. È una similpelle, solo che è molto più leggera. Penso aver detto tutto. Per qualsiasi domanda contattate Revit, non me. Ovviamente utilizzato sotto la pioggia battente, non è entrata una goccia d'acqua, soltanto sentivo un po' umido questa coscia per il problema che vi dicevo del GS, che il paraschizzi non parava niente. E io questa giacca non l'ho mai lavata, sì, sa un po' di fogne di Calcutta, però ho paura, nel senso che la giacca della Speedy l'ho mandata in lavanderia, quando l'ho presa la sigla, le scritte Speedy erano completamente sparite, quindi ho un po' di paura. L'ho lavata vecchio metodo, autolavaggio, il tipo che mi lavava così. Meglio di niente, no? Nota dolente il prezzo, perché io ho acquistato in offerta giacca e pantalone alla modica cifra di 1300 euro, se non sbaglio, in offerta, perché gli stino solo la giacca sta a 1300 e il pantalone sta a 600, per dirvi. Quindi approfittatene che ogni tanto qualche offerta viene fuori. Ecco, per quanto riguarda la domanda, la ricompreresti? Sì, perché adesso sono consapevole di quello che faccio quando viaggio in moto. Avevo bisogno di un completo che mi permettesse di viaggiare sicuro e che mi permettesse anche di viaggiare sotto la pioggia senza star lì, metti, togli, metti, antipioggia, fai quello, riparati, metto lì, piove, oh che bello, piove, sto prendendo l'acqua, io vado. Però per chi non ha esigenza di gli piace mettere l'antipioggia, cioè consiglio di avere due completi da moto, uno prettamente estivo come quello che io ho, il BA S4 traforato, ti metti lì una magliettina sotto e sei a posto, e poi un completo anche quattro stagioni, la Speedy, della Clover, sempre la Revit, e non spende tutti questi soldi. No, sì, una cosa che mi è un po' dispiaciuta, ovvero che oltre insomma a spendere 1400 euro di completo, non c'è neanche una giacchetta termica compresa nel prezzo. Io l'ho acquistata a parte, è sempre della Revit, si chiama Climate 2. Sì, che è una giacca isolante costruita, fatta con questo materiale che è il Polartec, si chiama. Polartec Alpha. E che è appunto un ottimo tessuto isolante che mantiene caldo e comunque mantiene sempre un'alta traspirabilità. Questo qua lo utilizzo sia sotto la giacca che come giacca normale per uscire, perché comunque è molto comoda e ha anche delle tasche. Le cose da dirvi, insieme al completo ho acquistato anche gli stivali. Gli stivali Discovery Boat, una roba del genere, sempre della Revit. Li ho trovati perfetti per il mio utilizzo, ovvero strada, un po' di sterrato e soprattutto sono molto molto comodi. E ovviamente non hanno le protezioni da stivali, da enduro, da cross, però ovviamente il minimo, quindi sulla punta, sul malleolo, sul tallone, comunque sono molto rigidi, e la particolarità di questi stivali è la chiusura a boa. Molto comoda per io che insomma mettevo, togli, metti, mi hanno permesso anche di fare tanta strada a piedi. La giacca 20.000 km, gli stivali forse anche 30.000. Impermeabili, anche se ultimamente mi sono accorto che in caso di pioggia mi sentivo un po' il piede bagnato. Devo capire se avevo messo male lo stivale o stanno perdendo la loro funzione di impermeabilità. Grazie per aver ascoltato le mie parole, spero che il video vi sia stato utile nella scelta di un completo in Gore-Tex. Ce ne sono tantissimi in giro,
Dainese, Climb, Rucca. Però mettetevi il cuore in pace che almeno 1000 euro li dovete spendere se volete un completo di questo genere. E ne approfitto per augurarvi ancora buon anno, passato in serenità e speriamo che questa situazione Covid ci permetta di tornare in sella il più presto possibile. Io mi sono messo qui a vedere video dei matrimoni in Mongolia. Non so perché. Il desiderio di tornare in sella è fortissimo. Incrociamo le dita e un saluto dal Marettone.